Ciao a tutti, ben ritrovati, buon giovedì. Io sono Chiara Clemente, Online Event Manager di Semrush Italia e vi do il benvenuto come ogni giovedì ad una nuova puntata di Semrush Risponde, la webserie che risponde alle vostre domande di web marketing. Lo sappiamo fin troppo bene, è assolutamente necessario prima di creare un'attività che sia online o offline, poco importa, è necessario andare a fare un'indagine di mercato. Bisogna capire quali sono le informazioni più importanti del settore all'interno del quale vogliamo inserirci, dobbiamo andare a capire chi sono i nostri clienti, la cosiddetta buyer persona, dobbiamo andare a capire quale tipo di comunicazione andremo ad utilizzare, capire quali sono i nostri competitor, i competitor che stanno già lavorando all'interno di questa specifica nicchia e appunto quali sono le varie nicchie di mercato che mi possono interessare o che possono usufruire del mio prodotto, del mio servizio. Noi di Semrush questo lo sappiamo bene ed è per questo motivo che abbiamo deciso di sviluppare uno strumento molto utile che si chiama analisi traffico. È uno strumento che vi consente, è uno strumento principalmente strategico, che vi consente di comprendere e che trasforma i dati del traffico in dati di user behavior, quindi capiremo il comportamento dell'utente sui nostri siti, avremo modo di analizzare il traffico dei competitor, da dove arriva, quali sono le sorgenti, cioè le fonti, diciamo, di traffico, che tipo di traffico è, insomma, una marea di informazioni che adesso vi spiegherò. Però comunque vi linko in descrizione un articolo che abbiamo scritto noi di Semrush, sempre riguardo ad analisi traffico, che vi consiglio vivamente di leggere perché contiene delle informazioni molto 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 interessanti. Postilla prima di iniziare, io adesso vi faccio vedere le tre cose al volo e vi spiego brevemente che cosa sono, poi nel dettaglio le andiamo a vedere come al solito sullo strumento. Allora, quali sono queste tre fantomatiche cose che noi dobbiamo assolutamente andare a guardare per fare una ricerca di mercato da manuale perfetta? Sono tre. La prima sono le fonti del traffico. Sappiamo ormai, ci ho fatto un video, il primo Semrush Risponde forse è stato sul mobile, sappiamo che i dati appunto da mobile hanno superato i dati da desktop e quindi dobbiamo assolutamente andare a capire se il nostro mercato, se la zona, il settore in cui ci vogliamo inserire è un settore che lavora di più su desktop o se è un settore che lavora di più da mobile. Cosa numero 2. Sorgenti di traffico, di nuovo, sì, calma, non sono impazzita, ma si tratta in questo caso non semplicemente di andare a vedere come è suddiviso il traffico tra mobile e desktop, ma molto nello specifico il traffico diretto, quindi i siti da cui arriva appunto il traffico. Tra l'altro Semrush non controlla semplicemente i dati di Google, ma ci sono 10 motori di ricerca, c'è Bing, c'è DuckDuckGo, c'è Yandex, ce ne sono veramente tanti, quindi sono delle sorgenti di traffico che possono essere molto precise e che ci danno moltissime informazioni. Oltre a quello potremmo andare anche a controllare i social network, Facebook, Twitter, LinkedIn, nominate quello che più vi aggrada, e chiaramente i siti di riferimento specifici, quindi gli URL appunto dei siti. Cosa numero 3, assolutamente fondamentale controllare i dati storici. I dati storici che significa? Significa che, e lo sappiamo fin troppo bene perché lo ripetiamo fino allo sfinimento quasi in ogni puntata, il mercato cambia, specialmente quello digital, veramente ogni 5 minuti. Uno non ha tempo di andare a dormire, la mattina dopo si sveglia con talmente tante nuove informazioni che non sa più dove metterle. Ecco, in questo caso i dati storici ci vengono molto molto in aiuto, perché se noi controlliamo la fluttuazione di domanda e offerta capiremo se il prodotto, il servizio o quello che è che stiamo andando a proporre al nostro cliente è un servizio che può interessare o meno. Amici, che ve lo dico a fare? Bentornati sul mio computer come sempre, andiamo direttamente sull'analisi traffico. Allora, andiamo ad inserire un dominio. Io come al solito ho voglia di viaggiare, quindi direi che ci andiamo a vedere skyscanner.com. Allora, una volta caricata la schermata potremo andare a vedere la nostra panoramica del traffico. Qui abbiamo su visite la percentuale di il traffico, il valore del nostro traffico, che qui è di 12,7 milioni. Questo numerino qui in verde sono le percentuali rispetto al mese precedente. Qui i visitatori unici, le pagine viste per ogni visita, il tempo medio, che è veramente una metrica fondamentale, la frequenza di rimbalzo, altrettanto importante, e il traffic ranking, che è una metrica personale insomma, diciamo, di Semrush, che fa appunto una classifica dei siti con il miglior traffico. Qui possiamo andare a vedere all'interno di questo grafico molto molto facile da leggere quali sono le percentuali appunto e i valori del traffico
dalle diverse sorgenti, cioè da desktop oppure da mobile. Qui in blu avete tutti e due i dispositivi, quindi il traffico totale, e in arancione mobile e in verde desktop. Come potete vedere, e come avevamo diciamo confermato più o meno prima durante l'introduzione, il traffico mobile è sicuramente maggiore. Se scendiamo, che cosa possiamo andare a vedere? Abbiamo un altro grafico con appunto le quote del traffico suddivise, abbiamo il 66% mobile e il 34% desktop, i sottodomini. Quindi i sottodomini appunto del mio dominio che ricevono traffico e quanto ne ricevono, sempre chiaramente rispetto alle diverse fonti. Qui abbiamo le fonti di traffico, di diretto, di riferimento, di ricerca, social a pagamento, quindi tutte le diverse appunto sorgenti, chiamiamole così, di traffico. E qui c'è il traffico per paese, cioè precisamente da ogni paese del mondo quanto traffico mi arriva. Se andiamo a vedere tra l'altro il report completo, si aprirà proprio tutta la mappa, che tra l'altro è un'altra sezione dello strumento che vi avrei fatto vedere dopo. Praticamente basterà semplicemente spostare il cursore sul paese che ci interessa e avremo modo di vedere precisamente quanto traffico arriva, appunto. E questo ovviamente vale se voi avete bisogno di fare una ricerca di mercato globale, ad esempio, però è chiaro che si possano andare a cambiare le regioni, mettere quello che interessa a noi. E vedere come cambia la situazione. Direi che la situazione cambia parecchio, soprattutto per quanto riguarda le fonti di traffico, la quota di traffico mobile, la quota di traffico desktop. La terza parte era quella relativa ai dati storici. Qui noi infatti stiamo guardando dati relativi agli ultimi 6 mesi, da agosto 2018 fino a gennaio 2019, ma possiamo anche andare a vedere i dati degli ultimi 12 mesi, che sono sicuramente più incisivi rispetto a quello degli ultimi 6, perché è ovvio che ci consente di andare a vedere che Skyscanner, come è normale che sia, ha un picco piuttosto alto nei mesi diciamo pre-estivi, perché chiaramente le persone vanno a controllare i biglietti aerei per andare in vacanza. È possibile anche però andare a vedere un grafico dei dati sempre. Sempre chiaramente è un termine da prendere con le pinze, perché partiamo con la fondazione, diciamo, di analisi traffico, che è nell'aprile 2016. Avevamo solo i dati desktop fino a gennaio 2018, quando abbiamo introdotto anche i dati mobile. Quindi diciamo che è una ricerca di mercato che per quanto riguarda il mobile può partire dall'anno scorso, mentre per quanto riguarda i dati desktop può partire da ben 3 anni fa. La seconda parte era la parte relativa alle fonti di traffico nel dettaglio. Andiamo a vedere. Vorrei farvele vedere su tutte le regioni e non soltanto sull'Italia, più che altro perché almeno vi do modo di vedere anche tutti gli altri motori di ricerca, perché in Italia utilizziamo praticamente solo Google. Eccole qui. Abbiamo le fonti di traffico diretto, le fonti di traffico di riferimento, le ricerche, i social e le fonti di traffico a pagamento. Che cosa sono? Le fonti di traffico diretto sono tipo se avete Skyscanner salvato tra i vostri preferiti e ci cliccate direttamente sopra, oppure se inserite all'interno della barra degli URL proprio skyscanner.com e cliccate invio, quello è traffico diretto. Traffico di riferimento sono i link che portano al nostro sito. Quello di ricerca è tipo se cerco su Google biglietti aerei e mi esce Skyscanner, ci clicco sopra, quella è ricerca. Social è il traffico che proviene dai social e a pagamento è quello appunto con Google Ads, nulla di trascendentale, ecco. Possiamo andare a vedere solo uno se ci interessa, solo due, più di uno, più di due, eccetera, eccetera. Insomma, andare a mettere un tick o meno, penso che ci siate. I siti di riferimento con esattamente appunto tutti i domini, la quota di traffico che ci portano e il traffico in generale, i siti di riferimento, cioè precisamente gli URL che portano traffico al mio dominio. Qui infatti potete vedere la quota di traffico e la percentuale di visite portate al dominio analizzato dal sito di riferimento, e il traffico che sono le visite, il numero di visite appunto portate sempre dal sito di riferimento. Qui potete vedere i motori di ricerca, la quota di traffico proveniente dai vari motori di ricerca, chiaramente Skyscanner va molto forte su Google, e il traffico con la divisione tra organica e annunci, e i social network, quindi da quali social network arriva del traffico. Facebook, YouTube, T, che non so nemmeno che cosa sia, e Pinterest.com. Se sapete cos'è T, illuminatemi nei commenti, grazie.
vi lascio anche una chicca. L'aggiungo, diciamo, è la quarta cosa che sarebbe da controllare, che è veramente, veramente, veramente bella, cioè i siti di destinazione. Quante volte vi capita di andare su un sito e poi magari cliccare sul link e finire su un altro? Ecco, quanto potrebbe essere importante capire dove vanno i vostri utenti quando vanno a cercare, per esempio, il vostro competitor. Io sono un competitor di Skyscanner, vado a cercare da dove arriva il traffico a Skyscanner e vedo che le persone che guardano il sito, che navigano su quel sito, vanno a finire su vaiama.com, Explorer Trip, Hop, Ryanair, United.com. Vado a vedere dove vanno dopo aver visitato Skyscanner. Questo mi consente di strategicamente di andare a pensare a quali potrebbero essere delle collaborazioni con questi siti, andare ad inserire degli annunci all'interno di questi siti, linkarli all'interno dei miei contenuti, fare della link building con loro. E penso che capiate anche voi quale tipo di opportunità si può andare a sviluppare facendo una cosa di questo genere. Dulcis in fundo, traiamo un paio di conclusioni su quello che abbiamo appena visto, anche se non penso che io debba enfatizzare ancora di più quanto possa essere veramente utile uno strumento di questo genere, strategicamente parlando. Immaginate di andare ad inserire il vostro competitor all'interno dell'analisi traffico, potrete capire praticamente tutto: quanto tempo stanno le persone sul loro sito, quante pagine visitano, qual è il bounce rate, se le persone se ne vanno subito o meno, quali sono gli URL di riferimento, i siti che portano traffico al nostro competitor, i social che portano traffico al nostro competitor, quali motori di ricerca, insomma, non mi ripeto, strategicamente parlando è veramente un asso nella manica grande e che ci consentirà di andare a sviluppare delle campagne iper, mega targetizzate. Sapremo perfettamente dove andare a colpire e in che modo andare a colpire. Quindi, detto questo, direi che possiamo salutarci per questa settimana, abbiamo detto tutto. Mi auguro che abbiate trovato questa puntata utile, magari fatemelo sapere con un commento qui sotto. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un SEMrush Risponde. Vi auguro una buona settimana, ci vediamo giovedì prossimo. Ciao!